Il vicepresidente della prima sezione, in sostituzione del presidente impedito per malattia, oggi 27 del mese di maggio 2014, alle ore 12 in diamante nella sala della prima sezione, ultimate le operazioni con tutte le presenze dei presidenti di sezione, ai sensi della legge dichiara eletti i candidati della lista La Città del Sole. Casella Francesca Anna, detta Anna, con voti 453. Gli applausi cortesemente. No, no, ad ogni nominativo, però dopo aver pronunciato il numero più lungo. Quindi ripeto, Casella Francesca Anna, detta Anna, con voti 453. Casella Francesca, con voti 328. Benvenuto Pierluigi, con voti 292. Suriani Francesco, con voti 279. Riente Bernardo, con voti 267. Urciuolo Maria Assunta, con voti 246. Maiolino Francesco, con voti 244. Perrone Ornella, con voti 223. Per la lista per una diamante migliore, a Cauteruccio Antonio, 980. Amoroso Francesca, 366. Per la lista Diamante Futura, Perrone Claudia, 828. Pascale Giuseppe, detto Pino, 267. Eletto alla carica di sindaco, Sollazzo Gaetano, nella lista numero 2, La Città del Sole. Allora, eletto come sindaco Sollazzo Gaetano nella lista numero 2, La Città del Sole, con voti 1789.
Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Premetto che sarò molto breve. Siamo stanchi sia noi, e penso siete stanchi anche voi che ci avete onorato in questa campagna elettorale della vostra attenzione e della vostra presenza. Nelle prossime ore ufficializzerò la giunta comunale che lavorerà insieme con me per la crescita di questa comunità. Affronteremo immediatamente due o tre problemi importanti di cui questa sera voglio rendervi edotto. Il primo problema è quello di affrontare l'emergenza estiva, di far sì che Diamante accolga i visitatori, che speriamo siano molto numerosi, bella, accogliente, pulita. Una delle prime problematiche che la nuova amministrazione comunale dovrà affrontare e sulla quale siamo in ritardo è quello della raccolta differenziata. È un argomento estremamente importante, come avete visto nei giorni scorsi. Stiamo avendo notevolissimi problemi nel conferimento dei rifiuti. Pianopoli è stata chiusa per due giorni, i rifiuti si accumulano. L'unico modo per far sì che questa problematica venga in qualche modo facilitata è quello di fare la differenziata, la raccolta differenziata porta a porta. Siamo pronti, abbiamo anche individuato un sito con la collaborazione di tutti. Noi speriamo di affrontare e in tempi brevi di risolvere questa che è una vera emergenza in tutto il territorio calabrese. L'altro argomento che affronteremo immediatamente, sul quale sia il sottoscritto ma tutta l'amministrazione ha le idee chiare, è quella di rafforzare e di creare un settore per quanto riguarda il welfare. Ne ho parlato, ne abbiamo parlato in tanti, ma questo è un settore che va rafforzato, un settore dove ci sarà un amministratore che si dedicherà soltanto a questa problematica che riguarda soprattutto famiglie in stato di difficoltà, i poveri. Ci sono tante famiglie nel nostro comune che sono in stato di al di sotto dello stato di povertà. Dovremmo fare in modo di intercettare tutto ciò che viene dalla provincia, dalla regione, dall'Europa, dal governo nazionale, tutte le risorse disponibili per affrontare questo problema. È una emergenza che provoca disuguaglianze, che provoca tensioni nella nostra comunità. Ma l'argomento principale sul quale noi concentreremo già a partire dai prossimi giorni la nostra attenzione è l'argomento porto. L'argomento porto è l'argomento principale sul quale dovremo mettere tutte le nostre energie. È una problematica che ormai si trascina da molti anni. Noi la stiamo portando avanti con grande compostezza, stando con i piedi per terra, dialogando con le istituzioni. Siamo ad un punto di svolta, come è stato già detto da qualcuno da questo balcone, e cioè noi abbiamo già il parere favorevole da parte del nucleo di valutazione regionale per quanto riguarda le opere a mare. Siamo in attesa soltanto
del parere dello stesso nucleo per quanto riguarda le opere a terra. E da questo punto di vista è stato molto importante la interrogazione parlamentare che è stata presentata nei giorni scorsi dal nostro onorevole Ernesto Magorno, il quale ha sollecitato il governo su questa problematica, ha smosso le acque in maniera seria. Già nei prossimi giorni noi abbiamo presentato una settimana dietro una diffida ufficiale agli organi regionali affinché si affrettino a dare questo parere, ma già nei prossimi giorni noi sicurissimamente andremo a Catanzaro ad affrontare con questi signori questa problematica affinché finalmente questa opera riparta e questa opera venga ultimata. È la ciliegina sulla torta di una città importante e bellissima quale Diamante. Ne ha bisogno tutta la comunità e tutto il comprensorio del porto di Diamante. Significa lavoro, significa turismo. Questo è l'argomento principe che affronteremo. Detto questo, molto brevemente, io ho l'obbligo questa sera di fare qualche ringraziamento, dei ringraziamenti. Intanto ringrazio le forze dell'ordine che in queste settimane con grande professionalità hanno fatto sì che questa campagna elettorale si svolgesse in maniera tranquilla e serena, con qualche piccola sbavatura, ma nel complesso molto tranquilli. Ringrazio il nostro ufficio comunale elettorale che ha lavorato in maniera professionale e ha garantito per tutti la possibilità in tutti i giorni in cui loro erano lì presenti di andare a ritirare certificati elettorali. Si è svolto tutto in una maniera molto ma molto ordinata. Un ringraziamento me lo consentite, perché ancora non sono riuscito a farlo, poiché da parecchio, da circa un mese e mezzo, non si riunisce il Consiglio Comunale. Io ho l'obbligo di farlo per i tre consiglieri comunali che nell'ultima parte di questa amministrazione sono stati, diciamo, all'opposizione. Mi riferisco ai signori Bartalotta, la dottoressa Minervino e il dottore Michele Trifiglio, soprattutto il dottore Trifiglio lo ringrazio anche perché in questi giorni sta facendo la mia dichiarazione dei redditi, quindi non posso parlare mai. Il ringraziamento anche agli amici che si sono confrontati con noi, la lista in cui erano Diamante migliore, che ha avuto un grande successo elettorale. Sono molto contento che in Consiglio Comunale vengano due giovani, la dottoressa Amoroso e il quasi medico, perché mi pare studi all'università, l'amico Antonio Cauteruccio. Così la pattuglia dei medici nell'ambito del Consiglio Comunale si arricchisce ancora di più. Ringrazio, sono dei giovani, alla prima esperienza, ma sicuramente daranno un contributo importante. Ringrazio anche gli amici Pino Pascale e Pino Savarese che verranno in consiglio. Non sono nuovi, sono già consiglieri comunali da molti anni, con questo piccolo fuori soltanto negli ultimi due anni. Il ruolo dell'opposizione in democrazia è un ruolo importante, perché fa da stimolo, è un ruolo propositivo verso la maggioranza. Speriamo che sulle questioni importanti ciascuno nel ruolo che gli compete, nel ruolo assegnato dagli elettori, sappiano far sì di portare avanti proposte che vadano nella direzione della crescita di questa comunità.
Io però l'obbligo principale ce l'ho di ringraziare gli amici che sono stati insieme con me in questa lista del sole. Sono stati eletti, come è noto, 4 donne, che sono la signora Urzuolo, la signora Perrone e poi le due Francesche, Francesca 1 e Francesco 2, la signora Francesca Caselli, numero 1 e numero 2, per carità, non in ordine di importanza, e 4 uomini, che sono i signori Benvenuto, Maiorino, Riende e Giuliano. Ma voglio anche ringraziare i 4 che purtroppo non sono stati eletti, pur avendo un numero notevolissimo di suffragi, e che sicuramente avranno un ruolo nell'ambito dell'amministrazione comunale: i signori Ritondale, Franco Le Rose, Marcello Pascale e Gianfranco Lombardi. Io spero di essere un buon sindaco, spero di essere il sindaco di tutti, stando con i piedi per terra, senza voli pindarici. Però questa sera io, oltre che fare dei ringraziamenti, voglio anche fare qualche ricordo. Io ho avuto dei grandi maestri accanto a me. Uno è stato mio padre, che sarebbe certamente orgoglioso di stare qui al mio fianco in questo momento, ma ci sono stati altri sindaci e altri amministratori che voglio salutare e voglio ringraziare. Io voglio dire con grande chiarezza, ho amministrato molti anni con Ernesto Caselli, sono stati degli anni anche di buon lavoro, purtroppo è un'esperienza che si è interrotta in maniera traumatica. Voglio dire tranquillamente che in politica, come nella vita, i risentimenti, le ripicche, i veleni non servono assolutamente a niente. Quella stagione è una stagione finita. Per quanto mi riguarda, bisogna guardare solo alla crescita della comunità. Le ripicche, i risentimenti, i veleni non servono a niente, qualche volta non consentono neppure di essere eletti in minoranza. Altre due figure devo ricordare. Uno è stato un sindaco che ha lasciato un'impronta importante a Diamante, e il papà di Marcello, di Pino e di Gianfranco, il grande sindaco Evasio Pascale, che col suo grande acume ha fatto sì che Diamante fosse conosciuta nel mondo come la città più dipinta, la città dei murales. E un altro grande sindaco e amministratore, lo ricordo con grande affetto, è stato Ludovico Fabiani. Io lo ricordo veramente con grandissimo affetto, perché io ho avuto il grande onore di essere al suo fianco per una legislatura e posso tranquillamente dire che ho trovato una persona splendida per umanità, per buonsenso, per intelligenza politica. Io non penso di essere a questi livelli. Sicuramente no, perché sono stati veramente dei sindaci che hanno lasciato una grande impronta in questo paese. Ma non ho dimenticato un altro grande sindaco. Un sindaco che è stato insieme con me al mio fianco negli ultimi 7 anni ed è Ernesto Magoni. È stato un sindaco importante, un sindaco importante. Ed è stata tantissima la nostra gioia quando abbiamo avuto l'onore che Ernesto fosse eletto in Parlamento a rappresentare per la prima volta questa nostra comunità, questo nostro territorio.
ormai fra l'altro è diventato così importante che è difficile anche poterci parlare, segretario regionale del Partito Democratico, ormai parla di alta politica a livello nazionale ed europea e noi ne siamo orgogliosi. Insieme con lui, stavo dimenticando, devo ringraziare anche i giovani del Partito Democratico che hanno dato una grande mano in questa campagna elettorale con la loro organizzazione, gli amici Torrano, Settembre e tutti gli altri. Io credo di essere giunto al termine di questo saluto, chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno, ma i ringraziamenti potrebbero durare tutta la notte. In democrazia si è eletti da una parte, ma poi uno diventa il sindaco di tutti, e questo è il senso della democrazia. Io sono stato eletto da circa 1800 persone che ringrazio e abbraccio tutti, perché hanno apposto il segno sulla simbolo della città del sole, ma da questo momento il sottoscritto diventa il sindaco di tutta la comunità, e questo è il senso vero della democrazia. Concludo dicendo a tutti voi, viva Diamante, viva questa nostra bellissima comunità, grazie a tutti.